Salve a tutti, finalmente è arrivata la lama DEP, quella lama che va nella Curio e taglia i grossi spessori. Quindi oggi vi farò vedere come fare un angioletto in feltro e andremo a disegnare nel Silhouette Studio il modello e poi vi farò vedere come si taglia. Allora, prima cosa, dobbiamo avere l'area lavoro della Silhouette Curio. Io ho messo il tappetino A4 perché, ah, dimenticavo, sono arrivati anche i kit per l'A4, per chi li volesse sono disponibili nel sito di Simone. Come ho detto, io ho il tappetino A4, quindi ho messo Curio taglia 8,5 x 12 in. E ora ci andiamo a costruire il disegno. Io prendo l'elisse e mi disegno un'elisse in questo modo qua. Poi vado, prendo lo strumento selezione, me lo seleziono e vado in replica e faccio riga quadrupla. Ne voglio mettere altre due o tre, quindi faccio riga tripla. Ora, scusate, li sovrappongo un po' in modo da averli tutti uno sull'altro. Seleziono tutto, vado in allineamento, faccio allinea a metà. Tenendo selezionati tutti, vado in modifica e faccio salda. Ed ecco qua. Poi, volendo, possiamo allargarci un pochettino. Prendo il disegno rettangolo e disegno un rettangolo in questa modo. Così. Cerco di prendere tutto. E questo lo abbasso un attimino, così seleziono tutto e vado ancora su modifica e faccio salda. E ci siamo costruiti il primo pezzo. Ora selezioniamo tutto, andiamo su modifica punti e magari possiamo modificare, tirare su un po' se li selezioniamo e clicchiamo il tasto con la freccia in su, vedete si spostano. Bene, questo è uno, anzi facciamo una cosa, facciamo sempre modifica punti, portiamo un attimino più dentro questo. Ok. Bene. E la prima parte l'abbiamo fatto. Di queste ce ne vogliono tre. Quindi seleziono, duplico, seleziono, duplico. Ok, sono tre. Poi dobbiamo fare i pezzi sopra. Quindi per ora ci spostiamo da una parte e mi faccio il pezzo sopra, mi prendo l'elisse, mi faccio un cerchio, mi prendo le mie guide, io ho quello a pagamento, quindi le guide le vedo. Chi ha free purtroppo non ha le guide, quindi dovete andare a occhio. Metto il centro, prendo ancora l'elisse, mi disegno un'elisse allungata, lo metto nel centro, sposto un attimo in giù. Porto il mio centro nel centro sotto del cerchio.
Avendo questo selezionato, vado su replica e mi faccio ruota 5. Seleziono tutto, vado su modifica e faccio salda. Ora modifico punti perché voglio fare un po' di punta, quindi sempre con la freccia su mi seleziono il centro. Poi con le frecce su e giù e di lato ve lo aggiustate. Questo giù, questo di fianco e questo su. Ok. Ci facciamo anche il centro in mezzo perché questo dovrà essere tagliato. Quindi un buco, lo mettiamo nel centro. E facciamo salda. Raggruppa, scusate. Ci allarghiamo un attimino. E questo è uno. Ora ce ne facciamo un altro tipo fiorellino, sempre con le nostre ellisse, in questa più piccolina. Ora dobbiamo mettere tutto nella pagina. Se non dovesse starci, io vi consiglio di farlo in due volte. Dovrebbe venire, diciamo, un angioletto abbastanza grande, poi ve lo faccio vedere. Quindi, se non ci sta, questo ce lo facciamo stare. Benissimo. Vedete, ci sta tutto. Ora andiamo nelle impostazioni taglio e mettiamo ritaglia tutti, quindi se non lo vedete selezionate e ritaglia. Poi dobbiamo usare la curio, quindi andiamo nello strumento 1, facciamo avanzata, vedete che avete un livello, io ho messo tessuto. Qui vi dà l'impostazione del tessuto, ma voi dovete modificare perché dovete mettere lama depth, vedete qua, in questo modo, e vi dà già i settaggi lui. E lasciate tutto come sta, ma cliccate doppio taglio e miglioramento traccia. Ora vi faccio vedere. Nella silhouette, prima di dare invio a silhouette, dobbiamo attaccarla e quindi ci vediamo nell'altra visuale. Bene, eccoci qua nell'altra visuale. Ora vi faccio vedere dove dobbiamo mettere la lama. Questa è la lama. Ecco qua. Vedete com'è diversa dall'altra? Scusate. Ha degli altri numeri, ha 17, 18 ed è in rosso, mentre il blu è i numeri che abbiamo anche nell'altra lama. Vedete? Vedete? Ok, ora io metto la lama nel 20, vedete, questa si gira in questo modo qua, basta girarli sopra e c'è la tacchettina dove vi dice il numero corrispondente, quindi io lo metto nel 20, vedete? E la metto in questa, nel dove c'è il segno rosso e blocco. Ora
prendo il mio feltro, io ho già messo nel tappetino della 4, vedete questo è il feltro, questo è abbastanza grossettino. Allora io ho provato anche, scusate, io ho provato anche in un feltro più sottile e mi fa un po' di sfilacciamenti, vedete? Ora attacchiamo la silhouette. Porto dentro tutto e me la mette in posizione per il taglio. Mi raccomando che il feltro sia attaccato bene. Ora dal mio software do invia a Silhouette e vedete, qui non l'ho attaccato bene, non fa nessuna fatica a tagliare, è silenziosissima. Ed ecco che la macchina ha finito, quindi scarico il tappetino e guardate, vedete, ha tagliato tutto. Guardate, questo è il taglio che ha fatto. Vedete? Quindi diciamo che a differenza comunque della Cameo, questo taglia anche grossi spessori. Io mi sono trovata benissimo, quindi non so, certo qualche filetto lo lascia perché se pensate di tagliare il feltro come lo tagliate con le forbici, questo è da escludere, però a parer mio taglia molto bene. Bene, ora vi faccio vedere poi a lavoro finito il mio angioletto e se volete vedere farò un altro video come costruirlo questo angioletto. In questo video quello che mi interessava era farvi vedere la lama grossa come taglia. Quindi spero di essere stata abbastanza chiara, che vi sia stata di aiuto e ciao al prossimo video!